Buon pomeriggio, ore 18, siamo qui. Aspettiamo come sempre il pubblico che si popola e nella nostra diretta. Eccolo, ciao Ciumbo, benvenuto come al solito. Spero tu stia bene. Finalmente il sole a Milano e ovviamente la mia energia è cambiata perché vi dico io sono proprio da una buona pesci meteopatica e quindi finalmente stamane il sole. Ciao Mirko, benvenuto. E allora, oggi abbiamo detto che parliamo di make-up, ma non è che parliamo di make-up così. Al di là che l'ospite di oggi è una persona che stimo tantissimo, un amico e un collega che anche lui ha 25 anni di storia, che non sono pochi, e il desiderio chiaramente anche qui non è solo quello di coinvolgere i make-up artist, perché parleremo sia di moda che di arte. Quindi un po' un resoconto di quello che è stato sia il mio know-how, il mio storico, e sia quello di Fausto, che vedo in linea. Grazie Ciumbo, sì, oggi splendo, oggi sto bene. E siccome lo vedo, lo invito direttamente a partecipare. Così chiaramente iniziamo questa puntata che è una puntata ricchissima e io non vedo l'ora di parlarvene. Qui vi presento Fausto Cavaleri. Vediamolo, vediamolo, vediamolo. 3, 2, 1. Vediamo se ci riusciamo. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. La diretta anche ieri è stata difficile, io sono in attesa di capire se Fausto si riesce a collegare, spero di sì, Fausto, che oggi abbiamo una puntata veramente importantissima. E ciao Giulia, benvenuta, benvenuta oggi in questo spazio. Ciao Chiara amore, ti ho visto per un attimo, ovviamente anche io ero in fase di preparazione. Ciao belle donne. E vi dicevo, oggi si parla di arte, per quanto mi riguarda, e quindi quello che è stato negli ultimi 15 anni il mio lavoro non solo nel mondo della moda, ma nel mondo dell'arte, quindi di collaborare con ciao, ciao King Chantal, ciao Mantas, benvenuto. Allora, non so, credo che Fausto abbia qualche problema perché ho visto che mi aveva chiesto l'amicizia, però poi non l'ho rivisto più. Allora, proviamo da qua, vediamo un po'. Vediamo, provo ad aggiungerlo io, vediamo se riusciamo. Non so cosa succede. Quando c'è una grande aspettativa, eccolo, ci siamo! Ciao. Ce la facciamo! Ho detto, no, non è possibile, anche oggi il problema, no, anche perché oggi non avevo le tette, non avrei saputo Intrattenere. capito come intrattenere, avevo proprio bisogno di te, amore Ma mio. io ti vedevo e ti sentivo, tu magari non a me. Vabbè. No, non riuscivo, non riuscivo. Allora, oggi stavo dicendo puntata meravigliosa, perché chiaramente non è che qui stiamo parlando e si parla di make-up, quello che vogliamo fare non è parlare di make-up in modo convenzionale, perché io e te siamo due visionari. L'avevo già anticipato, e quindi i due personaggi, insomma, hanno al loro attivo qualcosa che potrebbe essere in questo momento importante, no? Da trasmettere ai nostri colleghi più giovani, se sei Sì, d'accordo, come ovviamente. no, come Ma no. poi, ovviamente, è interessante, secondo me, anche per le persone che non conoscono molto la nostra realtà, quindi proprio fuori dal mondo del make-up, quindi tante persone che popolano questa diretta, che ormai mi seguono dalle 6 alle 7, che possono essere invece in qualche maniera affascinati da cosa possiamo fare noi con la nostra creatività, con l'ispirazione che ci viene data, e quindi un segnale positivo perché questo non ce lo potrà togliere nessuno, giusto? Assolutamente no. E come dici tu, tu ci hai definiti, no? Make-up artist visionari. Eh sì. E allora io non mi ritrovo tanto nelle categorie in generale, no? Ma questo nella vita. Sì. E però sicuramente l'approccio che ho e che abbiamo al make-up sicuramente non è molto comune, nel senso che è molto ispirazionale, molto di pancia e di cuore, meno magari no, di
tecnica, lasciami il termine, non che non abbiamo le tecniche, però a volte per quello che mi riguarda è anche ma chi se ne frega, cioè se io vedo una cosa in un certo modo la proviamo, se funziona vuol dire che la visione, no? Come dici tu, era giusta e se non funziona si Guarda ricorregge. chi c'è! Pablo! Ciao Pablo! Ciao amore grande, io spero tu stia bene. Chiaramente mando un messaggio di grande luce a te, a Livia e a Sabina. Mua! Con amore verso Berlino. E intanto salutiamo tutte le altre persone che chiaramente si sono collegate. Allora, nel frattempo io saluto anche dei cari amici, perché poi sarà funzionale i personaggi di cui sto parlando e che saluto. Saluto intanto il fotografo Gianluigi Di Napoli che si è appena collegato e Ciao. quindi grazie Gianluigi di essere qui con noi. Oggi sostanzialmente io e Fausto cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato tramite i nostri lavori di portarvi un po' nel nostro mondo e infatti apro e chiudo Fausto, più che per categoria, l'intenzione di definirci visionari è una capacità che, diciamolo, prescinde la tecnica, per cui o Prescinde. ce l'hai o non ce l'hai. E quindi era semplicemente inserire quel contesto e, ovviamente, sarai d'accordo con me, oltre ad avere la visione, se non c'è la cultura, come diciamo sempre, in appoggio a tutto questo, non basta saper applicare il blush o fare una bella riga di eyeliner. No, ma assolutamente, cioè non avere cultura. Allora, la cultura è fondamentale, sia per una questione del tutto personale, ma poi se riesci a far trasmigrare quelli che possono essere gli impulsi che ti arrivano dal mondo dell'arte piuttosto che dal mondo della cultura in sé per sé, allora riesci ad avere un quadro di quello che vuoi rappresentare. Poi, ripeto, può piacere, non può piacere, questo mondo è bello perché no, la varietà ci consente di esprimerci come ci pare. Io vivo il make-up, non, credo anche tu, no? Chiaramente, perché se hai questo approccio come il mio, credo che sia fondamentale e normale, tu hai, come dire, non, è un'esigenza comunicativa. Non è make-up, Grandissima. non è solo make-up, è proprio un'esigenza di comunicare attraverso il nostro lavoro la nostra visione di certe cose, di certi aspetti. Quindi, ed è una cosa che non si insegna. Tu, No, ed è Claudio? infatti quello che vogliamo proprio lanciare oggi, siccome ci siamo detti che vorremmo in un'ora descrivere almeno tre dei tuoi lavori e tre dei miei, e sarà Sì. quindi una puntata intensa di emozioni in questo passaggio. Io direi subito, visto che poi il tempo è tiranno, io vorrei stare con te 10 ore, ma già vedo che sono passati 8 minuti. Vai. Se sei d'accordo, Vai. partirei con la slide delle immagini, facciamo un lavoro tu e un lavoro io. Vai. Anticipo che in questa descrizione ovviamente ognuno descriverà da cosa è partito. Ciao Simona, benvenuta, amore mio. Ciao Simo. Descriverà a grandi linee da cosa ci ha ispirato e per quale motivo è stato fatto questo lavoro. E Ok. poi uniamo, come dicevo, moda e arte perché io ho scelto tre dei miei lavori che non riguardano il mondo della moda, ma che riguardano invece il mio approccio da oltre 10 anni con fotografi come Gianluigi Di Napoli, che è appunto già qui con noi, in quella che è stata la mia partecipazione attiva nel poter essere e sentirmi anch'io un artista, oltre che una makeup artist. Che è una Andiamo. fortuna. Vai, andiamo. Andiamo. Allora, io partirei con questa immagine. Allora. Allora, descriviamo un po' questo lavoro meraviglioso. Allora, considera Valeria, questo è un lavoro al quale io sono veramente molto, molto affezionato perché è stato il mio primo Vogue. Hola. È stata la primissima volta in cui un beauty a cui mi approcciavo è andato poi su Vogue come la cover proprio della sezione beauty.
E io non ne sapevo niente, ero assolutamente all'oscuro. Poi fu il fotografo a svelarci. Quindi è un lavoro dove, che non era neanche preparato, non ero completamente preparato. Sai, a volte succede, no? Ti chiamano all'ultimo momento e ti dicono: senti, io domani devo fare, ho questa modella, devo fare un beauty e poi Certo. vediamo, no? Sì. Vabbè, io ho visto questa ragazza che è, secondo me, spettacolare. Fai conto che lei non aveva mai fatto niente. Niente. Aveva Beh, fatto era uno dei suoi primissimi lavori. uno dei primissimi lavori. E adesso, dopo questo Vogue, le si è aperto un mondo del E beauty. ci Adesso credo. è uno dei volti di MAC Cosmetics Mondo. Wow. Quindi sono legato anche a questo, no? A questo. Ci scriviamo con lei, è carinissima. È una ragazzina che quel giorno lì era ancora minorenne, compiva i 18 anni la settimana dopo. E allora io mi sono fatto completamente prendere dal suo viso, completamente prendere dalla palette di colori che, tra l'altro, Pablo era lo stylist, dalla palette Ci di colori vedevo che. qualcosa di Pablo, infatti, in questa pic. Sì, e praticamente quando ho visto questa ragazza, la palette di colori, mi sono lasciato completamente andare. La cosa che però in quel momento mi spingeva era di non essere troppo presente, no? Nella storia che stavo pensando di non essere troppo presente con il colore, ma di utilizzare tutta una serie di pastelli. Beh, è evanescente, è meravigliosa, è di una delicatezza che, ragazzi, io spero tra l'altro, perché io la vedo benissimo dal mio monitor e spero che appunto la Io la vedo bene, posizione. Bene, la bene, vedo bene, bene. bene, bene. E lì fai conto che usai fondotinta di una leggerezza, adesso non diciamo marche per non fare No. però era un fondotinta leggerissimo e poi utilizzai un rossetto, sai, di quelli creamy ma leggerissimi. Infatti è meraviglioso, guarda Ciumbo, che è appunto una delle persone che popola sempre la mia diretta, scrive fluttuante, che mi piace da morire, fluttuante bellissimo. Sì, era veramente proprio la voglia di non voler, anzi di voler esaltare quasi in maniera del tutto naturale la bellezza della donna. Cioè io volevo che la sua freschezza e la sua età e la sua femminilità venissero fuori in maniera importante perché il viso era magico e non potevi assolutamente. Adesso Gianluigi mi ha scritto, fa molto pensare a Picasso. Ora. Allora, io l'hai letto da solo perché ti avrei interrotto e siccome Gianluigi, voglio dire, poi mostrerò il lavoro che ho fatto io con Gianluigi, oltre ad essere un fotografo e dotato di una sensibilità proprio per il progetto che poi vi farò vedere, altissimo, ed è, oltre a essere un bravissimo fotografo, chiaramente un grandissimo conoscitore della storia dell'arte. Mi sembra un complimento Stai veramente scherzando? Cioè, importante. questo me lo prendo e me lo porto a vita, essere paragonato solo che ti ricordi leggermente quel mondo lì, che è un mondo strepitoso, insomma, già mi riempie di gratitudine. E quindi poi quella storia lì, insomma, andò avanti con un make-up che diventava leggermente sempre più artistico. Ma tutto giocato molto sui pastelli, sui colori pastello, sulla leggerezza. È stato veramente un bellissimo lavoro. E questo però è stato un bellissimo lavoro dal punto di vista del make-up, ma quasi per la prima volta si è creato con il fotografo e con lo stylist un'empatia, un
una sorta di balalla, non so come Il dirti, Dream dove Team, quando si parla di Dream Team. era proprio un sogno, si incastrava talmente tutto perfettamente con il rispetto reciproco, no? Del lavoro, della visione degli altri. Fondamentale. Era un beauty, quindi comunque mi dicevano esprimiti, esprimiti. Però quando mi esprimevo erano anche, insomma, le luci che vedevo che stavano arrivando, che mi ispiravano e soprattutto gli abiti e gli accessori che lo stylist in quel caso stava proponendo. Quindi era l'incastro magico che avviene solo con un certo tipo di team, non avviene con tutti. Ed è una cosa che Io capisco fotografi, bene. che tu capisci bene e che molto spesso io chiedo ai fotografi di fidarsi dei makeup artist, Hai di detto una cosa fidarsi. Perché santa, santa. noi conosciamo le luci esattamente come le conoscete voi. Noi, non tutti magari, però un makeup artist professionista, i set li ha visti, le luci le conosce. E se ha una visione nel beauty è perché quotidianamente ci aggiorniamo, quotidianamente ci documentiamo, quindi sappiamo più o meno, Sono d'accordo con te, no? sono d'accordo, d'accordo. Ancora un minuto, diciamo, da dedicare a questa tua opera, se vuoi aggiungere qualcosa, se c'è qualcuno che vuole farti una domanda, no? Perché magari un giovane makeup artist potrebbe, e se vuole, Certo, sia come no? scriverci in direct oppure nell'apposito spazio delle domande e io faccio passare da buona Assolutamente. padrona di casa la domanda all'ospite. Va Sì, ma tu bene? quello che puoi vedere è che non c'è mascara, non ci sono tante cose lì. È proprio Bellissimo. Di che luce anno stiamo d'ombre. parlando? Stiamo parlando di 4 anni fa, quindi stiamo Ok. parlando di un 2016. 16, 2016. 2016. La cover del mese di settembre di. Guarda, Ciumbo dice, ho visto il video del servizio su Vimeo, chapeau. Grazie, grazie. Ah sì, già c'è anche il video che avevano Lo fatto il vedi? video. Ah, ma guarda che Ah! io qui ho dei follower seri, E eh. tra l'altro questo video, adesso che ci penso, finì in un concorso di video a Chicago, negli Stati Uniti, arrivammo terzi, ma non era neanche pensato per fare il video però. Bravo, mi hai dato un ottimo assist per passare al mio lavoro. Vai. Ti dico solo che il lavoro che ti sto per presentare, che è ad opera appunto di Gianluigi Di Napoli, il fotografo, ha avuto oltre, tieniti forte, 40 milioni di visualizzazioni in giro per Complimenti. il mondo, ok? Io di questa Complimenti. serie, che è una serie che risale al 2013, ho scelto una cara amica che è Maria Grazia Cucinotta, che Ok. vedete, non so se si vede il prima. Perché io vedo la mia finestrella proprio sopra l'immagine. Noi vediamo tutti e due. Benissimo, quindi questo per me era fondamentale, grazie che me lo dici. Allora, anno 2013, fotografo Gianluigi Di Napoli, questo lavoro è stato creato per AIPI, che è l'Associazione Ipertensione Polmonare Italiana. 12 testimonial, tra cui appunto avevamo anche la Crescentina, la Crescentini, la Solarino, la Minaccioni, la Pellegrini. E io chiaramente portai tra le mie conoscenze Maria Grazia Cucinotta, perché oltre ad essere un'amica è una persona molto ed estremamente sensibile. Questo progetto che si chiama Masks, che come ti ho detto ha avuto oltre 40 milioni di visualizzazioni, che è un numero impressionante e io Certo. chiaramente ne sono felice. Perché andando a curiosare di qua e di là su Google, quando metto il nome del progetto, ringrazio Gianluigi perché anche questo sai bene che non è scontato, perché un conto è un editoriale dove c'è il nome del truccatore. Quando parliamo del lavoro di un makeup artist nel mondo dell'arte, è un grandissimo riconoscimento quando il fotografo ti nomina. E quindi grazie Gianluigi perché veramente sono onorata di avere prestato il mio servizio per questo lavoro. Vale, sai che dicono che quella a destra non si vede? Tu riesci ad abbassarti la No, tua? lo sai che no, credo proprio di no. Ah, forse così si vede, mi vedo io Così si vede meglio. grande.
Sì, E però si l'opera vede si vede meglio, piccola, però si vede però meglio, perlomeno almeno così la riusciamo a vedere nel prima e nel dopo. Eh Allora, sì. l'idea di questa serie da parte di Gianluigi, qual era? Al di là, ripeto, ciao Paolo, al di là del progetto per AIPI, che quindi in questo momento, tra l'altro, del Covid ritorna in una maniera, perché parliamo di ipertensione polmonare. Grazie Gianluigi, grazie mille. Io Carino. sapere che sono stata fondamentale è ovviamente, ripeto, una gioia e un onore. Devi sapere che in questo progetto l'idea, quindi il disegno, quello che dovevo creare, stiamo parlando appunto di 7 anni fa, non è stato ideato da me, ma è stato ideato da, chiaramente, Gianluigi insieme a David Larible, che tra l'altro saluto, che è un artista famosissimo nel mondo del circo, perché è l'unico truccatore, l'unico clown italiano che è riuscito ad entrare al Circo di Mosca, che è una cosa difficilissima, Impossibile. cioè è un encomio veramente importantissimo. E il progetto, chiaramente, come vedi, sono tutti questi 12 testimonial che mettono la maschera. Il progetto non doveva assolutamente diventare grottesco e credo che Gianluigi è stato bravissimo, infatti, in questi scatti a renderli così leggere queste maschere. E poi, soprattutto, il fatto che di solito il clown nella mente di tutti è un personaggio maschile. Quindi avere 12 donne che Bello. diventavano clown è stato veramente molto bello. Poi Certo. ognuno con la propria personalità. Io Chiaro. ti sto facendo vedere appunto Maria Grazia, ma ognuno basta cercare su Google, troverà questa serie bellissima. E tra l'altro è stato meraviglioso rincontrarci con Gianluigi, che avevo, diciamo, che avevo avvisato che oggi avrei parlato di quest'opera. E come sempre l'idea è di fare tantissime altre cose meravigliose dopo questo periodo. Allora, passiamo al tuo secondo lavoro. Vai. Io lo scelgo a caso, tra i Vai, vai, due, certo. perché ho deciso che il terzo deve essere lui. Quindi passo al secondo. Tac! Eccoci. Ecco, Eccoci qua. questa è esattamente l'esempio di cui parlavo prima, no? Del fatto che i fotografi si devono un po' fidare. Allora, noi eravamo in Sardegna. Questo è un altro Vogue. Eravamo in Sardegna e avevamo deciso di scattare, è nata un po' da una mia idea, perché avevo visto da vicino una processione, chiamiamola così, dei mammutones. Oh mio Dio, che meraviglia! Vabbè. I mammutones, basta, figurati, io mi sono ritrovato 10 anni fa in mezzo a queste figure cariche di un'energia incredibile. Io ho detto: prima o poi li dovrò scattare. Allora, ti interrompo solo un secondo per dirti, io e te siamo siciliani e siamo tutti e due di Catania, quindi va bene, forza Catania, ma al di là di questo ti volevo dire che il mio compagno, che è catanese anche lui, il papà è sardo. Quindi sono stata da 5 anni in qualche modo abituata a questa idea di queste figure e capire cosa c'è dietro. Strepitoso. Allora Bellissimo. abbiamo organizzato tutto, siamo andati lì. Praticamente cosa è successo? Abbiamo fatto, questo è stato l'ultimo look. Allora siamo andati, l'ultimo look, io nella storia che stavamo rappresentando in questo viaggio onirico che questa modella stava facendo, no? In questo paese strano dove incontrava queste figure, no? Mitologiche quasi. E l'ultimo era questo viaggio che quindi incontrava, viveva un po' il loro ambiente e addirittura veniva presa da tutta questa sensazione terrigna di sangue, di terra. E allora lì ho deciso di sporcarla di terra, di darle un po' la sensazione di farla entrare completamente in simbiosi con queste maschere.
Io come Io al potrei. solito ti chiedo solo, per certezza, e lo chiedo anche al nostro pubblico, si vede bene? Perché se no, più che vedere grande la mia faccia, allargo la Allora, foto. si vede un po' piccolina, prova a cambiarla Aspetta, perché allora, magari si vediamo vede il un po'. make-up. Hola. Oh, adesso si vede di più. Vedi Bene. com'è tutta sporca, c'è questo smorfietto. Meravigliosa, meravigliosa. E qui praticamente il fotografo, quando ha visto questo make-up, gli è preso un colpo. Perché mi ha detto: "Oh Fausto, mi sembra tanto, mi sembra troppo, mi sembra". E io gli ho detto: "Luis, stiamo parlando di un fotografo internazionale, gli ho detto, la scatti in bianco e nero, la scatti a beauty, I baci stavolta li do a te, non al pubblico. esatto, scattala così, fidati di me perché so quello che faccio, non voglio rovinare l'editoriale con l'ultimo look, fidati di me, guardala in macchina e scattala". Lui era già un po' che lavoravamo insieme, quindi ha capito, era la prima volta in cui io mi imponevo in questo modo. Allora l'ha scattata, ha cominciato a fare due scatti. Questo è il secondo scatto. È Mi ha meraviglioso, chiamato, Fausto. mi ha detto: "Guarda in macchina", gli ho detto: "Tu che dici?" Mi fa: "Avevi ragione, bravo". Allora, al di là di tutto, è importante, senza doversi imporre, senza imporsi, senza essere arroganti, ma quando tu alla fine di un lavoro proponi un beauty che nella storia, che sai quello che stai facendo, quindi ecco, avere la tecnica sì, ma la visione è: ok, avevo fatto questo smoky marrone, adesso diventa nero, comincio a spruzzare delle cose sul viso, gli do questo aspetto terrigno vicino a una maschera che rappresenta un animale con della, vedi, no? Com'è forte quella Ha un maschera, lì senso, è fortissima, è è fortissima. bellissima, hai fatto bene. E lui lì, e da lì mi ha detto: "Ok, sei il mio make-up artist". E quindi Ecco, questo è molto importante, quindi lanciamo questo segnale, no? Allora, è chiaro che uno alle prime armi non si può imporre, non può imporre in qualche maniera la propria decisione, la propria visione al fotografo che sappiamo essere il re, no? Nella gerarchia di quello che è il team che si compone di fotografo, stylist, truccatore, certo, hairstylist, insomma, e certo, quant'altro. certo. Però è anche importante quando uno invece raggiunge un livello di creatività e di validità del proprio lavoro, come l'abbiamo raggiunto io e te, poter avere, diciamo, l'assist da parte del fotografo che ti lancia questo messaggio. Però per poterlo fare bisogna essere molto, molto preparati. Molto preparati. Certo, anche perché una cosa che io noto un po' tra i make-up artist di oggi, Valeria, e dimmi se mi sbaglio, è che sono molto focalizzati su un make-up, un certo stile, e fanno sempre quello. E io, per me, per come sono fatto io, per me, non lo potrei fare un lavoro così. Cioè, è un lavoro artistico il nostro e devi avere la capacità di fare il primo look che ho fatto, quindi evanescente, e poi anche altro, perché altrimenti il rischio è che vieni chiamato solo per quel tipo di E make-up. io ti Quindi aggiungo un'altra cosa sperimentate. importante. Infatti, Gianluigi sta scrivendo, mi piace molto perché è totalmente diverso dal primo trucco, che in qualche Ecco. maniera ovviamente è proprio quello che stavi spiegando tu. Ma Sì. io vorrei aggiungere anche una cosa, perché per esempio una persona come me, che per 30 anni parte con Donatella Versace, fa moda per tutti gli anni, insomma, tutto il periodo del 2000, dal 2010 incomincia anche le competenze nel mondo dell'arte. Quando presentavo il mio portfolio, è chiaro che tu devi per l'agenzia suddividerlo, perché se vuoi essere rappresentata da un'agenzia di moda, tutto quello che è il mondo dell'arte, per alcuni personaggi che lavorano nel mondo della moda, fa paura, Come no? soprattutto le immagini che vi presenterò a breve. Come no? E questo lo capisco, però ritengo che, e magari mi darai ragione su questo, che anche molto limitativo da parte di un'agenzia pensare che un artista, come nel mio caso, che fa anche arte,
avendo visto tutto un portfolio, non capisca che riesca a passare, come appunto magistralmente stiamo vedendo delle tue foto, da un beauty evanescente a un beauty invece dove c'è la materia. Cioè, No, ragazzi, materia. questo mi sembra folle. E a No, me è secondo me. successo, ma mi sembra folle. Ma anche a me, io mi ricordo che le agenzie mi dicono sei troppo internazionale per l'Italia. Io Dai, dai, dico, ma voi dai. siete pazzi? Ma cioè, no, ma le agenzie, sai, le agenzie quando sono contente, quando vedono niente, è una modella con un fondo bianco L'abito. dietro, basta. L'abito dove il trucco praticamente ormai nello stile unconventional diventa inesistente, diciamocelo, Però secondo diciamocelo. me è passato un po' quell'era, eh? Fortunatamente, posso No? dirlo, fortunatamente, Sì, e che passo palle. al mio secondo Vai, lavoro. vai. Adesso ci catapultiamo invece, quindi ti porto direttamente, aspetta che la devo trovare perché l'avevo messa in posizione, ma non so dove me l'ha messa, aspetta, aspetta, aspetta che la devo cercare. Attenzione, colpo di scena, devo ritornare indietro tra le mie fotografie perché evidentemente l'iPhone te lo mette proprio nella posizione, mentre quando lo guardo a livello fotografico ce l'avevo una dopo l'altro. Sto tornando indietro velocemente perché non me l'ha messo in posizione corretta. Allora, Maledetto. guarda, questo colpo di scena non ero preparata, Vabbè, scusate. faccio vedere le tette intanto, dai, Eh nel sì, ma frattempo. insomma, oggi è difficile con questo look, è veramente un po' più difficile. L'hai Va fatta bene, allora apposta? ritorno indietro velocemente, vediamo se lo trovo. Eccola qua. Allora. Spero che si veda bene. Vi dicevo, qui siamo invece nel mondo di Christian Tagliavini, che è questo fotografo che si occupa anche lui di fotografia d'arte, e siamo in un'ispirazione che ci porta al Rinascimento. Ti faccio notare che i tessuti, gli accessori e i colori, sia del fondale che del make-up che ho utilizzato, c'è uno studio dietro che non è da poco. L'ispirazione in particolare siamo, l'opera si chiama, tratta dalla serie 1406, La moglie dell'orefice, che è un dipinto, proprio del periodo rinascimentale ad opera del Filippetto Lippi. Quindi, prima di iniziare questa serie, io mi sono documentata ampiamente, ma devo dirti che già io ero preparata perché il Rinascimento è un mondo che io amo. Perché sostanzialmente ci sono tre colori di base che i pittori utilizzavano, che è il bianco, il nero e il rosso. Quindi immaginiamo il mondo anche successivo al Filippetto Lippi, che è il mondo di Tiziano, che è il mondo di Rubens, che è il mondo di Rembrandt, che è il mio Dio sceso in terra. Quindi Meraviglia. siamo in quel mondo lì. E la ricostruzione anche dei tessuti è una ricostruzione di tessuti presi, diciamo, da quel periodo, quindi in Toscana, recuperati dal fotografo, abilmente dal sarto, ricreati in una maniera, in una condizione perfetta. Allora, dice la mia immagine, ok, allora aspettate, provo a fare questo. No, scusate, aspettate, ta-ta. Vediamo, no, niente, non riesco ogni tanto a. No, Ferma, eccolo, aspettate che ritorno adesso io. Eccoci, esatto, va bene. bellissima, Ecco, Sabrina, così bellissima. grazie per avermelo detto, Sabrina. Quindi anche il cappello che tu vedi con queste grandi orecchie è proprio tipico del Rinascimento Come e di no, quei dipinti. certo. Grazie, Ciumbo, che stai guardando online la serie, grazie. Allora, nel frattempo saluto anche un po' di persone. Quindi ti dicevo, qui chiaramente devi avere un desiderio di entrare nel mondo della pittura, di utilizzare quei colori pittorici, così come abbiamo studiato chiaramente prima di diventare dei truccatori. Quindi quando Itten ci insegna proprio quelli che sono i colori primari e quelli che sono i punti di intensità che soltanto il nero ti può dare Ma e non diventa. solo, ma quando dicono rinascimentale, facciamo una cosa rinascimentale, Makeup Artist lo deve sapere di che cosa si sta parlando, lo deve sapere quali sono le correnti pittoriche più importanti e che cosa vuol dire
una luce rinascimentale, lo deve sapere. E non è che Assolutamente. lo sai perché a scuola, in accademia, non te lo insegnano. Allora, ti devo dire che io ho fatto un passo in avanti in questo e quindi mi Tranne dai nella tua. l'assist per dirti che nelle accademie che ho creato, proprio per il mio grande mondo dell'arte, non c'è nessun studente che esce senza sapere l'ABC della fotografia da Man Ray ad oggi e tutto quello che è pittura. Cioè, se lo Brava vengono Valeria, perché bacchettati. a me è capitato con degli assistenti quando io ho detto Rinascimento o Romanticismo. Allora, Romanticismo, una volta uno mi ha detto: quindi che facciamo delle cose tipo colori pastello, la facciamo romantica? Ma che dici? Ma che dici? Ciao Marzia, ma che dici? Rinascimento è un'altra cosa. Oppure, quando gli diciamo, quando a volte dico, sai, parla col fotografo o con gli assistenti, facciamo queste luci ed ombre un po' alla Michelangelo per intenderci. Questi non sanno neanche chi è Ciao Michelangelo. Marzia, Non sanno assolutamente. niente, non sanno niente. Lo so, infatti io sono fierissima ovviamente di questa serie e ti devo dire che adesso, causa Covid, abbiamo interrotto perché questa serie è stata esposta nel 2017, prima al Camera Work di Berlino e poi al Fotografiska Museum di Stoccolma. Quindi Che chapeau, meraviglia. chapeau, 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 sì. chapeau. È un Quindi bellissimo lavoro. abbiamo iniziato Bellissimo. adesso una nuova serie che potrai anche, se vuoi, poi sul profilo Instagram di Cristian Tagliavini vedere qualche perla, qualche anticipo, Come che si no? chiama Circus. T'ho detto tutto perché il mio mondo è legato al circo in una maniera incredibile, incredibile. E ritorniamo invece a te con, Vai. devo dire, questo lavoro che mi piace in una maniera incredibile. Però prova ad allargarlo di nuovo, vediamo se si vede meglio. Hola. Però Allora, vabbè. Vabbè. questo è un altro Vogue, con un altro fotografo molto visionario, anche lui mi piace Madonna, molto. io questo lo amo proprio, te lo posso dire, ognuno poi ha le sue, io questo lo amo Grazie, follemente. grazie. Non è neanche chissà che a livello di make-up, no? Lo so, però ha un qualcosa Ha un che in qualcosa, me. sì, dice qualcosa. Allora, lì noi siamo andati a, soprattutto il fotografo, e da un'idea del fotografo, si è voluto ispirare a questo disegnatore, si chiama Munassi, e lui è coreano. Adesso sì, è coreano. Adesso non voglio sbagliare, o è di Hong Kong, è coreano, stai a vedere che faccio una figuraccia, però. Lui fa tutta questa serie di vignette molto oniriche ed è un artista contemporaneo, no? Quindi neanche, non andiamo molto spesso anche indietro negli anni, ma coreano. Ok, Coreano, conferma, Pablo grazie. conferma. Meno male, dai, che ho studiato. Ed è ha queste vignette, sono veramente visionarie. E Alessandro, il fotografo, ha voluto dedicare con un lavoro poi di Photoshop, non di Photoshop, ma di 3D artist, ha voluto ricreare, credo 24, adesso non me lo ricordo più, Valeria, abbiamo cominciato a scattare alle 9, abbiamo finito il giorno dopo perché lui era galvanizzatissimo e il lavoro era stupendo. Quindi io qui ho voluto ricreare un po' il minimal di Munassi, è tutto molto minimale, i contorni sono molto ben precisi, però è in questo, siccome sono tutte praticamente in bianco e nero le sue vignette, io ho voluto dare qui un colore, un unico colore, una punta di colore che dietro tutte queste spine, no? Dietro tutte queste spine ci fosse sempre quella dolcezza della femminilità. Quindi è dedicato a questo mondo qui. Quindi ho schiarito molto il viso e questo arancio che in quel periodo
era il mio colore, cioè io facevo tutto arancio. Non so perché, ma avevo un periodo Ah, dedicato mica solo all'arancio. Van Gogh o Picasso, appunto, a proposito dei periodi. Allora vedi che Gianluigi c'era andato vicino. Esatto. E avevo quest'idea e siamo andati avanti. E lì è stato, tra l'altro, di questo Vogue abbiamo fatto anche la cover. E quindi abbiamo avuto la storia lì dentro. Io felicissimo, sapevamo che dovevamo scattare per loro, però anche questo, tra l'altro, ne ho ordinato un ingrandimento gigante da voler tenere in casa perché è veramente uno anche dei lavori preferiti. Oh, Sono te contento che ti l'avessimo fatta piaccia. apposta quello che stai dicendo. Sai proprio quando tu dici è meglio che uno proprio quando si vuole bene, quando proprio per selezione naturale, stai dicendo delle robe che stanno per anticipare quello che farò vedere dopo e non Ecco. l'avevamo preparato, porca No, miseria. no, no. Cioè, ve lo giuro, niente, zero. Pazzesco. Vuoi aggiungere ancora qualcosa su quest'opera? Ma guarda, io invito tutti a scoprire un po' il mondo di Munassi perché è veramente molto interessante e carico di ispirazione. Quindi lui, tra l'altro, quando è stato taggato da Vogue sul lavoro ci ha scritto ringraziandoci, trovando il suo lavoro nella moda, è stato per lui una rivelazione perché non l'aveva fatto mai nessuno e siamo stati molto contenti che anche l'artista insomma si è ritrovato. Ecco, siamo stati Io molto andrò rispettosi. subito, dopo la diretta andrò subito a documentarmi, Fallo a subito. vedere perché appena lo vedi lo riconosci Lo nelle sue linee. immagino, lo immagino, lo immagino. E invece io, come al Ciao solito, Claudia. ti anticipo il terzo mondo dove ti porto. Allora, intanto ciao Stefano, benvenuto. Allora, io ho iniziato invece da quello che è stato il 2013, poi sono passata al 2017, adesso faccio un salto indietro. E ti riporto al 2008, anche se l'opera che ti sto per presentare non è del 2008, ma ci manca poco. Non è ancora finita questa serie, siamo a 35 opere, ma questo non è un progetto dove io sono solo la makeup artist che ha lavorato, ma è la prima volta, per quanto mi riguarda, che questa serie io e il fotografo, Grazie, Tumbo. il successo di quest'opera. Quando si concluderà, abbiamo deciso che il lavoro che mettevamo era un lavoro gratuito, dove poi avremmo preso i risultati entrambi alla pari. Ah, bello. Intanto ti faccio vedere l'opera che ho scelto della serie Clownville e ti porto in un mondo grottesco che metterà paura forse un po' di gente. Allora, devo rimpicciolirmi io per farvi vedere in grande l'opera. Eccola qua. Vabbè, ma Allora, tesoro, Stefano, ecco. non ti ho sentito, amore. Dico, ste foto le conosciamo, non è che è Ecco. proprio. Allora, qui siamo nel magico mondo di Eolo Perfido e Valerio Orlando. Il progetto è Clownville. È famosa, Grazie Clownville. a una persona a cui voglio molto bene, che è Biba Giachetti, che è la presidente e fondatrice della Sud-Est 57 di Milano. Quest'opera, oltre ad essere stata la copertina di Revolution Art, quando è uscita quest'opera, che è Main Clown, quindi è la mia idea di Hitler. E ti faccio notare una cosa divertente, no? L'idea me l'ha data proprio il personaggio. Cioè, cosa sarebbe cambiato nel mondo se Hitler, invece che fare così, avesse fatto così? E in questo momento storico, parlando di Germania, mi sembra veramente contemporanea. Quindi l'ho Molto scelta proprio bellissima. tra le tante opere, proprio per questo motivo. Aggiungerti anche cosa. Questa serie ha girato il mondo ed è ancora una serie incompleta. Siamo a 35 opere. Grazie Gianluigi, siamo a 35 opere. Qui c'è un mondo dove si incastra il gotico, il grottesco, il subconscio, l'onirico, perché se ti facessi vedere delle altre opere di questa serie, chiaramente
Però si chiama Man Clown, Stefano, non si chiama Hitler, la mia opera. Sarebbe chiaramente un mondo diversissimo. La particolarità di questa serie, intanto sempre la mia passione per quei colori rinascimentali di cui abbiamo parlato prima, il bianco, il rosso e il nero, che in questa serie si evidenzia sempre e sempre presente. Poi le varie opere, proprio grazie a Eolo Perfido, che è un fotografo internazionale di una bravura, non perché lo dico io, ovviamente, No, ma ma perché ho l'onore di è lavorare Dio con in lui, perché terra, è Dio in terra. è la verità. Diciamo che abbiamo popolato questa serie di personaggi e di fotografi importantissimi, perché io ho avuto l'onore all'interno di questa serie di truccare, tieniti forte, Steve McCurry, che è stato uno dei personaggi che io ho truccato, e Giampaolo Barbieri. Tra l'altro, quest'opera che tu vedi, Giampaolo Barbieri nel suo studio ha voluto quest'opera in grandezza naturale. E quindi nel suo studio, ogni volta che io entro da Giampaolo, 3 metri per 1,5 c'è Ma Man Clown. l'ho vista, ci sono entrato in quello studio, abbiamo fatto un progetto anche lì con il maestro Barbieri, molto bello e dedicato a Klimt, quindi un personaggio strepitoso, un amore. Marco, tutta la serie la puoi vedere mettendo semplicemente Clownville su Google, ti verrà fuori il mondo. A Ma poi voglia. ovviamente la puoi vedere all'interno di sudest57.com, eoloperfido.com e valerioorlando.com, ma su Google è È ovunque. murato. Peraltro, questa opera è stata tatuata sui corpi, i tatuatori in giro per il mondo, non solo quest'opera, ma diverse altre opere della serie. Io mi sono detta, ma chi è quel pazzo che si tatua queste mie robe sul corpo? E invece bene, sì, è successo. Poi, avendo girato il mondo, è stato in Brasile, in mostra in Brasile, ed è stata un'emozione enorme e c'è il video su YouTube, bellissimo, se mettete clown vi viene fuori. Guggenheim di Russia e poi, ultimamente, tra settembre e ottobre, è stata messa in scena tutte e 35 le opere all'interno della mostra Leica, nella Leica Gallery a Roma, a Via dei Due Macelli, dove tra l'altro appunto Eolo mi ha voluto accanto e per me è stata un'emozione enorme rivedermeli tutti insieme. Chiaramente l'idea nasce per me a livello di lavoro in quest'opera, dove non puoi progettare qualcosa prima a tavolino, perché dipende dalla morfologia della persona e qui è fondamentale per ogni maschera, chiaramente, Lo creare il studio. personaggio su di lui. Cioè, Certo, come non è fai? che questo main clown è nato perché avevamo progettato che volevamo fare main clown, ma perché man mano che io incominciavo a lavorare, gli facevo fare le smorfie, lui ha fatto solo questo gesto. E io ho detto fermati, cioè fermati, sei tu. Dopodiché gli abbiamo messo il reggicalze e tutto è andato appunto a proseguito. Per chiudere quest'opera, direi che Oscar Wilde ha detto una frase che secondo me racchiude tutta questa serie. Date una maschera a un uomo e vi dirà la verità, proprio per dire qual è il concetto tra Yin e Yang e la differenza che c'è tra una maschera e qual è la maschera di ognuno di noi. È proprio quello il concetto di queste opere. Ma certo, ma tra l'altro adesso un po' nel concetto dell'estetica Grazie, contemporanea, Zumbo. nell'estetica contemporanea si parla proprio di questo, che adesso le maschere, il make-up, come il guardaroba, servono per essere fonte di ispirazione personale e per potersi esprimere nell'idea che si ha di se stessi. Quindi le maschere per mascherarsi e per essere, interpretare qualcosa, qualcuno, gli abiti per travestirsi di qualcos'altro. Quindi è tutto il politicamente corretto e il bello che avanza che viene fuori. Quindi è assolutamente super attuale come concetto. Quindi ti faccio i miei complimenti, è bellissimo. Allora, ovviamente confrontarsi e come ti avevo presentato, no, con un amico,
un collega che ha un grado di sensibilità altissimo. Poi noi quando ci confrontiamo e ci diciamo delle cose, sappiamo bene di cosa Di stiamo cosa parlando. stiamo parlando? Quando parliamo di sensibilità, anzi, poi al telefono ti devo raccontare degli sviluppi incredibili. Va bene, Attendo, quindi attendimi perché attendo, quando ti chiamo davanti a un prosecchino ti racconterò delle attendo, cose attendo, folli della settimana. Va bene. attendo. Detto questo, però, secondo me abbiamo creato una puntata bellissima. Cioè, Sì, io sono ho adorato, contento. secondo me, una delle Anch'io. puntate proprio del Vor Talking che mi è piaciuto di più, perché c'è Grazie. tanto cuore in quello che abbiamo fatto vedere. Sì. E siccome abbiamo ancora 5 minuti, io direi, in questi 5 minuti, do prima la parola a te, rispetto a Sì. quello che abbiamo fatto vedere, se tu dovessi oggi, in questo momento storico, dare un consiglio ai giovani truccatori che magari in questo momento si sentano aiuto, cosa farò dal 4 maggio in poi, al di là quindi di sapere cosa ognuno di noi farà, ma cosa direbbe Fausto e cosa direbbe Valeria? Io direi questo, ragazzi, fatevi trovare pronti. Fatevi trovare preparati, perché è quello che fa la differenza rispetto a improvvisati e quant'altro. E guardate il lavoro del makeup artist non come quello che mette il mascara. Dove siete degli artisti, se artisti vi sentite, siete degli artisti, documentatevi e cercate di esprimere attraverso il vostro lavoro quello che avete dentro, il vostro cuore, perché l'eyeliner lo sappiamo mettere tutti, ma interpretare attraverso il make-up la vostra anima, la vostra sensazione e interpretare quello che i collaboratori che avete sul set vogliono, cioè entrare in questo meccanismo, fa la differenza rispetto a chi si sente forte perché sa mettere bene l'eyeliner. Un makeup artist non è quello. Un makeup artist, anche se mi devi mettere un colore messo male, ma interpreta la visione del fotografo e dello stylist correttamente, avete vinto e fate la differenza. Quindi, però, la cosa importante è questo, ragazzi: studiate, 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 Sono perfettamente studiate. d'accordo con te. L'unica cosa che appunto mi sento di aggiungere, ma non perché ovviamente il tuo discorso già non fosse completo, ma semplicemente perché, come al solito, ci diamo l'assist, Certo. aggiungerei a tutto questo che, dalla mia esperienza, quello che mi ha sempre premiato, che però è stata anche una conquista, quindi mentre ve lo dico, vi dico anche che non è facile quello che vi sto per dire. Allora, essere se stessi, naturalmente se stessi, e quindi avere la capacità di dimostrare chi si è, significherà alle volte potervi anche sentire messi da parte e non capire perché vi metteranno da parte, perché la cultura alle volte spaventa. Però, se voi sentite qui, e quindi non parliamo di think, ma parliamo di feel, se voi sentite che avete quello da esprimere, fatelo, perché l'essere se stessi, prima o poi, ripagherà sempre. Assolutamente. Potranno parlare bene, potranno parlare male di voi. Ma l'importante è non essere ignorati e soprattutto stare bene con se stessi. È la Questo è cosa più quello che è una volevo conquista, aggiungere. è difficilissimo. E poi tu, Valeria, sei una donna makeup artist. Oggi è facile essere donne makeup artist. Negli anni passati non esistevano. Eravate pochissime le donne makeup artist, quindi qualunque cosa tu abbia fatto vale molto di più, no? 100 volte di più rispetto alle conquiste che si fanno oggi, perché oggi è facile davvero diventare una truccatrice, una makeup artist. Ragazzi, negli anni 2000 se erano solo gli uomini che entravano sui set, erano solo i grandi, no? I grandi istrioni che facevano i makeup artist.
per le donne chissà quante, Beh, io voglio quante dire, mio difficoltà. papà era Stefano Anselmo, cioè io sono cresciuta con lui, però voglio dire, c'erano Diego in quel periodo, quindi stai dicendo proprio, Romualdo. ovviamente, però sì, di donne ce n'erano veramente poche, E quindi poche e quindi brava. ci è voluto tanto coraggio. E quindi brava, due Grazie. volte. Amore, Lora ovviamente vola perché in tua compagnia Lora vola. Io ti mando un bacio enorme, ci promettiamo che ci sentiamo a brevissimo e ovviamente sempre per quanto mi riguarda, give love first, ti voglio bene. Grazie Valeria per avermi invitato, è stato molto piacevole parlare di queste cose con te e chiamami quando vuoi e fai vedere di più le Assolutamente, tette, tanto ne devi abbiamo fare di cose vedere. da far vedere. Devi fare vedere di più le tette, Valeria, che ieri mi hai sconvolto. Ti voglio Ciao, bene ciao, ciao a tutti, grazie, ciao. Allora, ragazzi, che dirvi? Ecco, io spero che anche oggi vi ho portato un po' nel nostro mondo. Spero che tutti i ragazzi, tutti i truccatori, tutti i colleghi che ci hanno ascoltato, Stefano, la puoi sempre vedere da domani sul mio canale YouTube, Vorm Makeup, trovi tutte le dirette registrate. Quindi in realtà, la puoi vedere anche qui. Per le prossime 24 ore, poi successivamente su YouTube. Però vi dicevo, spero che tutto quello che abbiamo detto sia stato interessante. Per quanto mi riguarda, è stato piacevolissimo unire una parte del mio lavoro. Non volevo fare solo moda e quindi proprio perché Fausto invece è una grande espressione del nostro make-up italiano nel mondo della moda. Volevo unire quello che era il mondo dell'arte, visto che comunque io ormai da 10 anni mi dedico anche a quello. Spero quindi di aver aggiunto qualche perla, spero che siate stati bene. Vi ricordo l'appuntamento di domani, invece, per chi vuole vedere domani delle creazioni made in Italy pazzesche Napoli-Milano insieme, vi aspetto domani alle 18. Vi mando un bacio e ci vediamo domani. Ciao!